Ciao, sono Alessandro e in questo video ti mostrerò come creare un sales funnel utilizzando WordPress e un plugin chiamato Cartflows. Ma che cosa intendiamo con sales funnel? In questo caso potremmo definirlo come un percorso a step che l'utente compie sul nostro sito e che ci permette di massimizzare il valore delle conversioni. Ovviamente, in base alla tua strategia, potrai decidere quanti e quali step inserire nel tuo funnel. In questo caso vedremo un funnel a 5 step. Se ti interessa questo argomento, in generale se ti interessano i tool di digital marketing, ti invito a iscriverti a questo canale. Adesso andiamo direttamente nella dashboard di WordPress e vediamo come funziona Cartflows. Ed eccoci qua all'interno della nostra dashboard di WordPress. Per prima cosa, chiariamo quali sono i plugin che ci servono per creare il nostro sales funnel. Sicuramente ci servirà WooCommerce, che è il tipico plugin per trasformare il nostro WordPress in un e-commerce. Ci servirà Cartflows, nello specifico la versione Pro. E io in questo sito ho deciso di utilizzare anche Elementor nella sua versione Pro. Non è obbligatorio perché Cartflows è comunque compatibile anche con altri builder, compreso Divi, Thrive e inoltre anche Gutenberg. Per cui diciamo che per comodità io utilizzo Elementor. Qua vediamo che siamo nella dashboard, nella home page del plugin di Cartflows e subito ci dà una panoramica di quante sono le nostre revenue, i nostri ricavi, quanto abbiamo incassato dalla order bump, eccetera, eccetera. Lo possiamo vedere sia per oggi che per ieri, la settimana scorsa e il mese scorso. Andiamo a vedere che cosa si può fare di fatto all'interno di questo plugin. La cosa più interessante sono sicuramente i flows. Quindi possiamo andare a creare proprio i nostri step uno per uno che l'utente dovrà seguire all'interno del nostro sales funnel. Clicchiamo su Add New. E vediamo che subito ci compaiono una serie di template già preimpostati che possiamo sfruttare. Possiamo anche decidere di partire da zero, start from scratch, e creare le nostre landing page e tutti i nostri step da zero, utilizzando appunto, se vogliamo, il nostro builder preferito. In questo caso mi piacerebbe iniziare da un template che esiste già, per esempio questo. Vediamo tutti gli step. Ok, come vediamo abbiamo un primo step in cui andiamo a chiedere il nome, il cognome se vogliamo e l'indirizzo email dell'utente. In cambio di questo noi gli consegneremo un PDF, ad esempio. Una volta che l'utente ha compilato questo step, verrà direttamente portato a quest'altra pagina, che è una pagina di checkout, ma come vedete è molto molto personalizzata, non sembra quasi nemmeno una pagina di checkout. Poi vediamo che ci sono tutti i nostri campi che potremo modificare a nostro piacimento. La cosa molto interessante che ci permette di fare questo plugin, sia nella pagina di checkout, è quella di aggiungere una bump offer, quindi un'offerta già in questa fase che l'utente può selezionare con un semplice click e aggiungere al proprio checkout. Inoltre, possiamo proporre un upsell che viene mostrato all'utente subito dopo che ha acquistato il nostro prodotto nella checkout, quindi nella pagina precedente. Questo è molto interessante. Ci sono diversi software che lo fanno, ma con WordPress questo è uno dei pochi e sicuramente uno dei migliori. Vediamo che questo funnel ha come quarto step una thank you page, cosa fondamentale per tutti i funnel e per tutti gli acquisti in generale, ma noi vogliamo anche inserire un downsell. Un downsell sarà un'offerta che verrà dopo l'upsell se l'utente si rifiuta di comprare quel prodotto. Quindi vediamo che partendo da un regalo, una opt-in page, andiamo a provare a vendere o comunque
a dare all'utente più valore dando dei nostri prodotti seguendo una scala di valore. Proviamo a importare il flow all'interno dei nostri flows, appunto. Diamo un nome, chiamiamolo flow di prova, non verrà visualizzato, per cui in questo caso va bene così, e andiamo a vedere che cosa succede. Eccoci qua, ogni pagina ha il proprio nome, questi si possono chiaramente rinominare. Abbiamo la pagina di opt-in, la pagina di checkout, la pagina di upsell e la pagina di thank you. Ma noi vogliamo aggiungere, come abbiamo detto prima, un downsell. Quindi cosa facciamo? Aggiungi un nuovo step. Ed ecco, vediamo che possiamo selezionare quale step vogliamo. In questo caso di downsell abbiamo solamente 3 template. Ne andiamo a scegliere probabilmente questo, che è quello che potrebbe avere più senso. Chiamiamolo downsell e lo importiamo. Chiaramente potremo fare tutte le modifiche grafiche che vorremo, per cui potremo adattare il nostro funnel al nostro brand, così come le nuove pagine che importiamo alle pagine precedenti. Ecco, vediamo che il downsell è stato piazzato dopo la thank you page, noi invece lo vogliamo mettere qui dopo l'upsell. Molto importante da capire cosa sta succedendo. Quindi opt-in page, pagina di checkout alla quale non c'è ancora un prodotto assegnato che andremo ad assegnare tra poco, pagina di upsell, se l'utente compra viene rimandato alla thank you page, se l'utente non compra viene rimandato al downsell. In questo caso, sia che l'utente compri sia che l'utente decida di non comprare, verrà rimandata alla thank you page. Si può andare anche avanti con più step o eliminare degli step, come abbiamo detto, in base alla nostra strategia. Come vediamo però, come abbiamo detto, qua c'è scritto no product assigned, quindi dobbiamo assegnare un prodotto. Ma come si fa? Per prima cosa li dobbiamo creare con WooCommerce. Quindi andiamo su products e add new. Aggiungere un nuovo prodotto su WooCommerce è molto semplice, chiamiamolo prodotto di prova. Qua possiamo inserire o meno diverse informazioni. In questo momento vogliamo solamente dire che è un prodotto virtuale, specificare il prezzo, per esempio 89 euro. Lo pubblichiamo perché era solo un esempio. Io ho già creato degli altri prodotti che voglio usare per questo funnel, andiamo a vedere quali sono. Questo è l'ultimo che ho creato. Invece ho creato free product 0 euro, webinar, diciamo che il nostro prodotto principale è un webinar che vogliamo vendere a 47 euro, la registrazione del webinar come bump offer, quindi proponiamo all'utente di comprare anche la registrazione per soli 17 euro. Una volta che l'utente ha deciso di acquistare il nostro webinar, gli proponiamo l'accesso all'Academy, tutti i corsi, ad un prezzo di 347 euro. In caso in cui non dovesse acquistare, possiamo proporre un downsell, un corso solo su Facebook Ads a 147 euro. Andiamo a inserire questi prodotti all'interno del nostro flow. Ecco qua, prima pagina, Learn Photoshop. Clicchiamo, come vediamo possiamo modificare con Elementor o vederla, possiamo anche fare altre cose, ma soprattutto qua noi dobbiamo andare a assegnare un prodotto. E vediamo che ci dice Select Free Product, quindi deve essere un prodotto a costo zero. Io l'ho chiamato proprio Free Product per non sbagliare e salvo. Perfetto. Un'altra cosa molto interessante sono i campi che noi vogliamo mostrare all'interno del nostro opt-in. Per esempio, magari a me non interessa il last name. Possiamo
fare molte altre cose nei settings, ma in questo momento vogliamo andare un po' veloce e vedere veramente come assegnare i prodotti su tutti gli steps. Quindi andiamo sul checkout e anche qui su products, add new product, si chiamava prodotto principale. Ecco aggiunto il nostro prodotto principale e qua noi vogliamo anche aggiungere una bump. Abilitiamo l'order bump, cerchiamo un prodotto che abbiamo giustamente chiamato bump e vediamo che possiamo scegliere diverse opzioni. Dove posizionare la bump? Abbiamo 4 possibilità in questo caso, i testi che vogliamo inserire e altre opzioni tipo se vogliamo rimpiazzare il primo prodotto o se vogliamo inserirlo in uno step successivo. Comunque salviamo i settings e torniamo al nostro flow. Inseriamo l'upsell sempre su prodotti, cerchiamo upsell e andiamo avanti così. A questo punto ci manca solo il downsell. E abbiamo il nostro flow completo. Ecco qua il nostro flow a 5 step. Noi a questo punto vogliamo vederlo ed ecco qua che abbiamo già tutto il nostro template che potremo, come abbiamo già detto, modificare, in questo caso con Elementor, ma nel tuo caso puoi scegliere il builder che preferisci. E proviamo a compilare, vediamo che cosa succede. Eccoci qua, vediamo che subito veniamo reindirizzati a questa pagina all'interno della quale, se vogliamo, inseriamo un video, appunto, possiamo cambiare tutto questo contenuto. E vabbè, qua ci dice compra ora solo $10, nel nostro caso non saranno $10, ma vediamo che ci riporta a un checkout. Questo checkout è completamente personalizzabile, quindi possiamo mostrare o non mostrare una serie di campi. La cosa interessante è questa qua. Cliccando sulla nostra bump offer automaticamente si aggiorna il prezzo. Non abbiamo impostato ancora il metodo di pagamento, ma una volta che avrai impostato Stripe o PayPal o il metodo di pagamento che preferisci, potrai anche andare avanti negli altri step. Possiamo comunque vederli cliccando sulle anteprime. Possiamo ad esempio vedere l'upsell cliccando qui. Ecco qua la pagina del nostro upsell. La cosa molto interessante è che a questo punto l'utente avrà già fatto l'ordine sulla pagina di checkout, quindi avrà già pagato. Noi avremo già ricevuto i soldi dell'utente, quindi non ci sarà un problema se adesso abbandonerà la pagina di upsell, ma possiamo solo massimizzare il valore se l'utente decide di cliccare su questo bottone, che in questo momento non funzionerà perché, come abbiamo detto, non abbiamo inserito il metodo di pagamento, ma la logica si capisce. Vogliamo vedere anche il downsell nel caso in cui l'utente dovesse decidere di cliccare su un no, non voglio comprare, l'upsell verrà indirizzato invece a questa pagina. Una volta che cliccherà ancora su no thanks, andrà alla thank you page. Magari in questo caso non funziona perché non legge che abbiamo fatto un ordine, quindi è solo una prova. Comunque la nostra thank you page sarà così. Ci sarebbero moltissime altre cose da dire, per esempio come modificare le pagine, quali strategie sono ottime da utilizzare per i nostri funnel,
come fare A/B test con cart flows, quali sono i metodi di pagamento e tante altre cose, ma non posso esaurirle tutte in questo video. Spero comunque che ti sia stato utile. Ti lascio tutti i link in descrizione per cart flows, per Elementor, per WooCommerce, eccetera. E ci vediamo al prossimo tool.